Ciao ragazzi, benvenuti in video senza anima, non radio. Allora, ciao a tutti ragazzi, eccomi qua col secondo video assaggi sulle cose mandate da una di voi, le cose americane. Ho la finestra aperta perché è una bellissima giornata di sole, saranno 30 gradi. Non si può fare una passeggiata, bisogna rimanere in casa, perciò voi che fate? State a casa e guardate. L'Apu vi sta salutando. Allora, cominciamo con questi, che sono i soliti biscottini che l'altra volta l'avevo assaggiati alla vaniglia e cocco. Questi sono alla fragola, ripieni di fragola, perciò andiamo ad assaggiarli. Come direbbero tanti, che bel packaging. Allora, assaggiamo e vediamo come sono. Appena dato, mamma mia, appena aperto questo è venuto fuori un profumo di fragola. È fatto proprio a pandino. No. Non sanno di fragola, sanno solamente di biscotto. La fragola proprio non sanno di fragola. Gli unici che sapevano di cocco erano questi dell'altra volta, se vi ricordate, che erano al cocco, ecco, quelli erano buonissimi, sapevano al cocco. Quelli di vaniglia non sapevano di vaniglia, questi di fragola non sanno di fragola, praticamente non sanno di niente, biscotto e basta, sanno di biscotto, come mangiare un biscotto, la stessa cosa. Adesso assaggiamo questi, che sono al cioccolato, sempre ripieni al cioccolato, sì, cioccolato, e andiamo a sentire come sono questi. Anche qua il profumo è buono, no, la forte no, sa di cioccolato il profumo, però questo non c'ha neanche la forma di panda, sono un uovo, non c'è il panda, ma è un spelo panda. No, anche questi bruciati non sanno di cioccolato, sanno di biscotto e basta, sanno di biscotto, non sanno di cioccolato. L'altra volta, questo è sempre qua come l'altra volta, che lo assaggerò una volta che farò un video, una live, vi faccio vedere mentre lo preparo, che è sempre quello alla fragola, dove si possono fare i frullati, la fine del mondo. Questo sono già sicura che è buono, perché l'avevo già comprato. Allora, dopo aver mangiato i biscotti alla fragola che non sanno di fragola, i biscotti al cioccolato che non sanno di cioccolato, andiamo ad assaggiare questo, che è il Twix Cookie and Cream. Cookie and Cream, andiamo ad assaggiare questo. L'altra volta vi ho raccontato di quando passavo le ferie da piccola. Assaggiamo. Questo è buono. Pronto. Questo è veramente buono. Cookie and Cream, buono, promosso. Volevo che vi avevo raccontato
di quando andavo. Aspettate che si è aperta la porta, vado a chiudere. Eccomi tornata, vi avevo raccontato di quando andavo a fare le ferie. Ferie, ero piccola, andavamo in montagna con i miei all'estate. Una cosa che ho parlato con mia mamma sti giorni che stiamo ritornando, assaggiamo questo. L'altra volta avevo assaggiato quello al cocco Bounty che sapeva di latte con dentro un cucchiaino di cocco. Vediamo questo, speriamo che non mi deluda il gusto Mars. Perché so che costano tanto questi, perché costano tipo 3-4 euro, tantissimo. Però almeno costassero tanto e ne valesse la pena. Però a me dispiace che costino così tanto e non. Ma no, dai, cioè, non riesco manco a chiuderlo. Una barzelletta. Ok, vediamo come. Questo è abbastanza buono. È più cremoso dell'altro. L'altro era praticamente latte con dentro un cucchiaino di farina di cocco. Sapeva di latte. Questo invece. Questo invece è più buono. Decisamente più buono. Sì. Direi promosso. Promosso, promosso. Adesso andiamo con l'assaggio. Questa tortina qua è al cocco, anche questa. È una tortina credo ripiena con una boh, al cocco. Sentiamo com'è. Ma si sgretola tutta tipo, cioè veramente. L'apriamo. A parte che si sgretola tutta. Se gli dovessi dare un voto da 1 a 10, gli darei 4. Perché a parte vabbè che si sgretola, però ha dentro una crema che c'è dentro solamente i pezzettini di cocco, ma non sa di cocco. No. Bocciata. Mi dispiace per chi ha comprato tutta questa cosa, perché ma io sono sincera, non posso dire sì, buono, sì, mi piace, se non è così io. Mi dispiace, ma sono sincera. Bocciata. Proviamo con questo che è tipo. Ah no, questo no, col cavolo. Questo non li posso mangiare. Adesso che mi ricordo. Erano due che non potevo mangiare, sono questi. Questi due non li posso mangiare, glieli darò a mio figlio come il resto, perché c'hanno dentro il burro d'arachidi in quantità troppo elevate. E essendo intollerante, poi mi verrebbe un'orticaria tremenda e preferisco evitare, perché c'è dentro la quantità di burro d'arachidi troppo alta. Perciò no. Andiamo ad assaggiare queste che sono le patatine, che così poi ci beviamo dietro un po' di Coca-Cola all'arancia. Queste sono 160 calorie. Al gusto pizza. Mi stavo raccontando l'altra volta, no? Se ce ne sono dentro praticamente 15. 15 ce ne saranno dentro.
Mamma mia, cosa. Potessi in questo momento farei la scena di quella che ha finto un orgasmo nel ristorante e tutti poi gli hanno chiesto cosa desidera quello che ha preso lei. Ecco, queste sono fantastiche, sono piccanti alla pizza, ma sono la fine del mondo. Buone, buone, buone. Ecco, di queste. Peccato che è un sacchettino piccolo, sennò. Mamma mia! Cosa non sono ste patatine? Andiamo a bere dietro la Coca-Cola all'arancia e vaniglia. Dovrei avere qua una cannuccia da qualche parte. Qua. Coca-Cola, oddio com'è ridotta sta cannuccia. Sono piccanti però, mamma mia, adesso si sentono di più. Sì, è buona. Non sa di vaniglia, di arancia sì, ma di vaniglia no. Però niente a che vedere con la Coca-Cola originale, con la propria Coca-Cola normale. Dovessi comprarla io, non la comprerei. Sono sincera. Perché non ha niente a che vedere appunto con la Coca-Cola originale. No. Niente. Poi non si sente proprio la vaniglia. Questo è l'ultimo, vi stavo raccontando appunto, che poi mi perdo, un aneddoto che mi è successo quando ero piccola, scusate, quando ero piccola, avrò avuto 12 anni, credo. Stato il penultimo anno, credo, che siamo andati in montagna, perché poi mio padre purtroppo è venuto a mancare e non siamo più andati. Però mi. Ah no, ce n'è un altro qua, non l'avevo visto. Un aneddoto. Eravamo su con tutti gli amici, perché quando si era lì si erano in tanti amici, no? Tutti i ragazzini che abitavano lì, no? Alla sera ci si trovava in 30 a giocare a nascondino, no? C'è stata una sera che era giorno ancora, no? Questo credo che sia cioccolato bianco. E sono due barrette cioccolato bianco con l'Oreo. Assaggiamo. Che poi voi dovete capire che a me l'Oreo non piace neanche tanto. Se è un biscotto proprio l'ho assaggiato, però tutti vanno matti, io non. Credo di averlo comprato una volta solamente per assaggiarlo, ma io non è che vada matta per l'Oreo. Perché è il biscotto troppo duro. Preferisco i Ringo. Comunque questo è veramente buono. Ma veramente buono questo. Il bianco con l'Oreo. Ci sono dentro tipo le palline di Oreo. È tipo cereali di Oreo, sembra che ci siano dentro cereali. Però questo è veramente, veramente buono. Questo voto 10. E stavamo giocando a nascondino una sera, no? Che è stato dove ho allertato tutto il paese quella sera. Io e mia cugina abbiamo allertato tutto il paese. Sono venuti i vigili del fuoco a cercarci tutti. Perché stavamo giocando a nascondino. E io e mia cugina siamo andati giù per i campi a nasconderci, no? E questo vediamo cos'è. Questo è. Al tè dovrebbe essere, al matcha. Avevo letto che è una roba del genere, ma non mi ricordo. Ah, il caramello, che stupida. Ah, il caramello questo è. Al caramello. Vedete? Assaggiamo.
Buono. Questa è una barretta di biscotto al caramello. Buona, buona, buona. Questo sa proprio di caramello. Questo voto 10, anche questo. Buonissimo. Buono. E stavamo giocando, no? Io e mia cugina siamo corsi giù per i campi per nasconderci, no? Il che è venuto il proprietario di questo campo ed ha cominciato a correrci dietro con la forca in mano. Un mezzo pazzo, un vecchio. È il proprietario di questo campo, ha cominciato a correrci dietro. Io e mia cugina siamo scappate, scappate, questo che ci correva dietro, ci siamo nascoste in cima a un albero di ciliegio. Ero magra. Sì, perché fosse stato adesso potevo fare l'albero, ma non in cima all'albero. Ci hanno nascosto in cima all'albero di ciliegio perché avevamo paura di sto pazzo che ci correva dietro, no? E lì siamo rimaste, è venuta notte, e lì non siamo più scese perché avevamo paura di sto matto che ci cercava, no? Perché qua ci sono zone che sono fuori di testa, se gli tocchi i campi, vai a toccargli anche una mela o una ciliegia, ti tagliano via le gambe, cioè sono proprio fuori, specialmente gli anziani. Perciò questo qua che ci correva dietro, noi salta su, corri su, arrampicaci su in questo albero, siamo rimasti lì fino alle 2 di notte, credo, fino a che sono venuti i vigili del fuoco, ci hanno trovate, che eravamo su terrorizzate. Questo vecchio che ci stava cercando, che poi mia mamma è andata da questo che gli ho detto chi era, volevano denunciarlo, però non so neanche come sia finita perché sono passati 40 anni, sono passati 38 anni, perciò non so neanche, mia mamma non si ricorda nemmeno se l'avesse denunciato lei e mia zia o cosa, non mi ricordo cosa fosse successo, però è una cosa che mi ricordo bene e ho avuto il terrore anche di andare fuori a giocare a nascondino per molto tempo, quel periodo là, mi ricordo. Ecco, è un aneddoto che mi ricordo di quando ero giovane. Ok, ragazzi, io questo video assaggi l'ho finito, ho assaggiato tutto praticamente. Direi che finendo il video, il 60% della roba mi è piaciuta, il 40% no. Io in questi giorni, per curiosità, per fare questa recensione, per dirvi, sono andata a vedere un po' i prezzi di questa roba qua. E sono veramente carissimi. Dopo non lo so nel negozio se costano tanto come nel sito, perché ci sono i siti, no? Però sinceramente sono fuori di testa, sono fuori di testa con i prezzi e sinceramente anche una lattina così più di 2 euro credo, vabbè che in un bar dici la paghi anche 3 euro però. No, me l'aveva detto la mia amica che mi ha mandato questa cosa qua, me l'aveva detto perché più o meno i prezzi me l'aveva detti e gli avevo detto sei matta, aveva speso tutti questi soldi qua. Però poverina, lei ha cercato di prendere la roba che più o meno io in live dico che mi piace, perciò è stata carinissima a mandarmi questo pacco qua. E poi mi aveva detto dai, ci fai la recensione, fai i video dove assaggi qua e là, allora ecco l'ho fatto. Però io se dovessi promuovere al 100% tutta questa roba qua, promuoverei, beh, questo. Mille per mille, no, perché questo proprio è oro. Come il lievito adesso che stanno cercando il lievito, ecco questo è oro. Promuoverei questo 100%. Questo 100%, i biscottini al cocco, questo 90%. Poi e il Twix, i due Twix. Dopo cos'è che ho assaggiato? Oddio, non mi ricordo. Ah, gli ovetti, beh, gli ovetti, quelli, ora, quelli con ripieno della, beh, quelli proprio al mille per mille, come questo, proprio buoni, 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 ecco, buoni. Comunque buoni, anche se io sono dell'idea, specialmente in questo periodo, vi devo dire la verità,
Sono dell'idea di comprare, gliel'ho detto pure a lei che avrei detto questo, no? Che magari dite non porti rispetto a chi ti ha regalato questa roba qua e là, no? Anche perché lei l'aveva, gli ho parlato oggi proprio, e lei l'aveva presa, anzi ne abbiamo parlato insieme di questa roba qua, perché lei aveva ordinato questa roba qua, non l'ha presa in negozio, l'ha ordinata. E l'avevo ordinata ancora più di un mese fa perché ci mette tanto a venire qua dall'America, ok? E in un sito, e difatti, proprio parlandone con lei, avevamo detto che adesso, come siamo messi qua in Italia, è meglio. Io sono a favore di questo, comprare prodotti italiani, specialmente in questo periodo, è meglio comprare prodotti italiani e aiutare l'Italia adesso, non comprare roba americana, cinese, quant'altro, comprare proprio prodotti italiani della nostra terra, anche per aiutare i coltivatori, per aiutare i negozi, per aiutare noi che in questo momento siamo sottoterra con tutto, no? Compreso anche il fattore economico. Perciò proprio ne parlavo con lei di questa cosa qua e mi ha detto: guarda, sinceramente, se sapevo tutta questa cosa non l'avrei presa, però, cioè, vabbè, non è che. Anche perché poi, come ho detto a lei, vai in negozio, il 50% della roba che compri in Italia in negozio sono prodotti non italiani, perciò è la stessa cosa, eh. È la stessa cosa, eh. Comunque niente, io spero che questo video vi abbia intrattenuto. Come sempre, state a casa, mascherine e guanti. E mettete un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale per il prossimo video. Io vi mando un bacio formato famiglia. Un abbraccio a tutti, grazie per seguirmi. E basta, vi do appuntamento al prossimo mukbang, al prossimo video, al prossimo. Un bacio a tutti. Devo chiudere, ciao.